dopo il ponte chi c'è. Questa mattina come esame, come fabbriche della bassa bergamasca, insomma, dove c'è la Fiomi in fabbrica, si è deciso di scendere in piazza per dare un segnale a questo governo, a questa istituzione che comunque sia, dopo essere partiti con un governo tecnico che hanno promesso equità sociale, partendo con le frasi spot sulla patrimoniale, sui tagli a costo della politica, ci ritroviamo invece a dover combattere contro un allungamento ancora una volta dell'età pensionabile, ma non è stato sufficiente perché questo governo comunque fa capire che oltre a pagare con soldi veri, insomma, dei contribuenti, si vedono allungare l'età pensionabile, è anche un attacco diretto ai diritti conquistati in passato. E niente, sull'articolo 18 si sta vendendo in giro un po' come una grande vittoria alla storia del reintegro, ma mi sembra che già anche Monti abbia detto pubblicamente in media che il reintegro sarà solo in casi estremi, praticamente ti fa capire che non ci sarà mai il reintegro, perciò noi siamo perché l'articolo 18 resti così com'è stato fino adesso, cioè l'azienda non è che gli va servito un'ulteriore possibilità di licenziare, anche perché chi ha voluto ristrutturare o licenziare in questi anni di crisi fine 2008 arrivando adesso, comunque chi ha voluto licenziare, chi ha voluto ristrutturare la propria azienda ha avuto tutti i mezzi e di conseguenza noi siamo che per l'articolo 18 resti così com'è, speriamo che con la manifestazione di oggi con Treviglio e con altre manifestazioni a livello nazionale, insomma, si continui a sollevare il problema, che non vada nel dimenticatoio e si trasformi in una cosa da bere entro magari le vacanze estive, come la storia ci insegna, vedi Scala Mobile, vedi altre cose che poi ci sono toccate. Same, la situazione è abbastanza sentita, nel senso che come fabbrica sindacalmente siamo sempre stati, ci siamo ancora anche adesso, stiamo tentando di coinvolgere un po' qualche aziendina satellite qua in giro e sembra che qualcosina si muova. È ovvio che più si è, meglio si lavora. Poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, deve essere proprio un'alzata di testa a livello generale, nazionale, diciamo.